noi abbiamo fatto questo libro per spiegare che i programmi è inutile leggerli, le campagne elettorali è inutile seguirle. Quando dicono tu hai copiato da me, no, no, l'ho detto prima io, no, ma riduco le tasse, no, ma do il bonus ai bebè, no, ma tolgo questo, no, ma aumento le pensioni, eccetera. Non serve a niente se non si studia chi sono le persone in carne ed ossa che poi vanno al governo e al Parlamento e devono attuare quei programmi. I programmi sono sempre bellissimi. Dopodiché uno va a vedere chi sono quelli che li dovrebbero attuare e scopre che c'è Ciarrapico, Dell'Utri, Crisafulli, un bel po' di impresentabili, e alla fine dice benissimo, il programma lo prendiamo, lo mettiamo nel cesso e adesso vediamo che cosa decide di fare Dell'Utri per la giustizia, perché tanto il ministro della giustizia è lui, anche se ci hanno messo un pupazzo che si chiama Angelino Alfano, che non sta in piedi nemmeno se chiama. Ecco, questo è un tentativo di far capire che è un problema di persone, non è un problema di programmi. Il programma lo puoi pure copiare da De Gaulle, da Kennedy, se poi mandi Ciarrapico ad attuarlo, c'è niente da fare, non puoi chiedere a Ciarrapico di fare una battaglia per la legalità, perché Ciarrapico ha già 5 condanne. Voi capite che riuscire ad avere 5 condanne definitive in un paese dove non si riesce più a condannare nessuno vuol dire che ti sei messo di impegno, vuol dire che sei un fuoriclasse se hai tirato su 5 condanne nel paese delle prescrizioni. E noi, oltre ad avere una destra che porta Ciarrapico, abbiamo anche una sinistra che fa la polemica perché Ciarrapico è fascista. Perché l'unica cosa che gli hanno trovato da dire è stato che era fascista, come se tornasse Mussolini perché Ciarrapico è entrato in Parlamento. A parte che Ciarrapico è un vecchio arnese andreottiano, intanto gli parte il braccio, ma quello, il fatto che è fascista è il suo lato migliore. Il problema è che è un pregiudicato inquinante per l'ambiente che lo circonda, perché è riuscito addirittura a farsi condannare per violazione della legge che tutela il lavoro dei fanciulli, che dato che si chiama dei fanciulli, secondo me risale all'Ottocento, lui l'ha violata negli anni 70 del Novecento, non nella rivoluzione industriale delle fabbriche di Manchester, l'ha violata negli anni 70 del Novecento. Altro che fascista, la fedina penale di Ciarrapico è molto più nera della camicia nera, eppure da noi fanno le polemiche ideologiche. Dopo parleremo di un'altra polemica ideologica, penso, che è quella che riguarda il reato di immigrazione clandestina, che è la barzelletta del secolo, ma adesso altra domanda. Penso che il peggio siano quelli che prendono in giro la gente e sono moltissimi, ma anche perché ad aiutarli a prendere in giro la gente ci sono molti esponenti dell'opposizione che o non fanno l'opposizione oppure perché non vogliono o perché non ce la fanno, perché non sono capaci. Fare opposizione non basta essere contro chi governa, bisogna essere anche competenti, bisogna studiare, bisogna prepararsi, l'opposizione è un lavoro faticoso, bisogna leggere le carte, bisogna capirle dopo averle lette, che non è da tutti, e poi bisogna spiegarle. Io l'altra sera ho sentito, quando iniziava questa brevissima parentesi di ostruzionismo del centro-sinistra nei confronti del governo, a proposito del Salvarete 4, c'era la Melandri, no? Incredibilmente ministro dell'informazione ombra del Partito Democratico, la quale è riuscita a dire in televisione che la legge Salvarete 4 era grave perché disturbava il dialogo, che voglio dire, mi metto nei panni di uno che guarda il telegiornale, sentite, facciamo l'ostruzionismo contro una legge che è grave perché mina il dialogo. Ma se è solo grave perché mina il dialogo, non fare l'ostruzionismo e continuare a dialogare. Perché se la legge di per sé
non ha niente di male se non il fatto che mina il dialogo. E allora perché mina il dialogo? Continua a dialogare, no? Quindi è una stronzata proprio dal punto di vista della logica. La legge Salva Rete 4 non è grave perché mina il dialogo, è grave perché impedisce, tenta di impedire per l'ennesima volta che le frequenze occupate da Rete 4 senza la concessione da 9 anni al posto di un soggetto che la concessione l'ha vinta con una regolare gara pubblica, ma che non ha mai avuto le frequenze perché appunto continuano a essere concesse in proroga, in deroga e sine die fino all'entrata in vigore del mirabolante digitale terrestre che vedremo, se lo vedremo, forse nel 2015, impedisce la nascita di un nuovo soggetto televisivo che appartiene a un gruppo diverso da quelli che si sono spartiti la televisione in questi anni e che quindi potrebbe fare una televisione diversa, potrebbe dire le cose che le altre televisioni non dicono, potrebbe far lavorare quelli che le altre televisioni non fanno lavorare, potrebbe parlare degli argomenti che le altre televisioni oscurano, cioè potrebbe infilare un pelo di pluralismo e un pelo di diversità in una melassa tutta uguale che cambia canale ma non cambia sostanza. Se non riesci a dire una cosa così semplice, dine un'altra. La legge Salva Rete 4 attirerà sull'Italia una procedura di infrazione in più rispetto alle due già aperte, con una terza multa in più rispetto alle due che stanno per arrivarci tra capo e collo e che potrebbero raggiungere la cifra record di 300.000 euro al giorno, con decorrenza 2006 almeno per la procedura di infrazione nata dalla messa in mora partita nel 2006. Spiega ai cittadini che questa norma farà pagare a loro delle multe che saranno praticamente una tassa Berlusconi, cioè il Parlamento da 15 anni legifera a favore di, da 25 anni legifera a vantaggio di Berlusconi e voi pagate. Cioè lui incassa e voi pagate, si chiama tassa Berlusconi. Non è vero che toglie le tasse, ne aggiunge una. Se non sei capace nemmeno a dire questo, ritirati dalla vita politica. Non venire in televisione a dire che questa legge è grave perché impedisce il dialogo, perché alla gente del dialogo non gliene frega niente. La gente vuole capire se questa legge è buona o è cattiva. Se non sei in grado di spiegarglielo, vai a casa. Sei giovane, vai a casa lo stesso. Questo non per dire che la Melandri sia il peggio, c'è una gara anche a sinistra affollatissima, ma per dire che se da una parte riescono a prendere per il culo la gente è perché dall'altra non c'è nessuno che abbia la statura e la capacità di far capire delle cose anche molto semplici, molto banali, che le capisco persino io che non faccio politica, mentre loro la fanno da 30 anni.